Nello specifico, siccome qualcuno che non sa come attaccarmi cerca sempre delle situazioni esulanti dal campo, io dico questo: la decisione che la società e che io ho proposto di fare per Sperotto, che ha fatto un gesto da non poter stare in uno spogliatoio, fossi stato io l'allenatore dell'Alessandria, lo dico in Mondovisione, non l'ho mai detto, non l'avrei mai preso, perché un giocatore che si comporta in quella maniera, perché sento dire ha fatto uno scherzo, è quando di peggio si possa fare. Io nella mia vita ho preso delle decisioni sempre forti, non solo ad Arezzo, ma inerenti ad inficiare il gruppo e situazioni che avvenivano nel campo e nello spogliatoio. Se De Martino avesse fatto una situazione similare a quella di Sperotto e di qualcun altro, io giuro la vita dei miei figli che avrei chiesto l'immediato allontanamento dello stesso. Se ciò non fosse stato fatto, non so se io stessi parlando con voi, ma nessuna decisione è a me da competere o che io possa fare su una situazione che esula totalmente l'aspetto del campo e dello spogliatoio. E con questo ho concluso. Beh, dando il mio appoggio illimitato al dottor Avato per quello che è accaduto. Punto.